Emily Ratajkowski, il beauty look è gypsy style. Make-up gypsy style per Emily Ratajkowski, che stupisce i suoi fan con un nuovo beauty look. La modella di Los Angeles si scatta una foto per le sue Instagram stories e ipnotizza il web con uno sguardo magnetico e le labbra nude. Emily Ratajkowski sceglie un gypsy beauty look, è bellissima. Il gypsy look conquista anche Emily Ratajkowski, chissà se la modella americana, che ama l'Italia e ha trascorso parte delle sue vacanze estive proprio nel nostro bel paese, in Toscana, si sia ispirata a una delle nuove icone della musica contemporanea. Levante, come tutti i fan di X Factor sanno benissimo, sta promuovendo ogni giorno il suo stile da gitana e dobbiamo dire che tutto il web ne è assolutamente conquistato. Questa volta, tocca alla bellissima modella di Los Angeles, che condivide un primo piano con questo nuovo beauty look nelle sue Instagram stories. Il suo viso è bellissimo nell'inquadratura dello scatto, e il suo sguardo, sottolineato da leggerissimi tocchi di mascara, è magnetico e carpisce su di sé tutte le attenzioni dei fan. Il make-up è piuttosto nude, come evidenziano le labbra carnose di Emily, pennellate da un velo di lipstick rosa carne. Completano il beauty look tocchi leggeri di terra sugli zigomi, mentre le sopracciglia, spesse proprio come nello stile gitano, sono lasciate al naturale, rendendo ancora più incisivi gli splendidi occhi nocciola della Ratajkowski che fissano determinati l'obiettivo. Ancora un tocco gypsy? Gli accessori, gli orecchini sono color argento, con un trittico di pendenti che scivolano giù, sul collo della supermodella, mentre tra i capelli appaiono fermacoda azzurri e mollette grigio perla e bianche. Emily starà posando per un nuovo shooting fotografico? Emily Ratajkowski, anche la sua vita è gypsy. Lo stile gypsy prende ispirazione dalla cultura gitana che, per definizione, è libera e nomade, mai ferma su se stessa. Può esserci una definizione migliore per Emily Ratajkowski? Anche a livello concettuale, la modella di Los Angeles ha dimostrato ampiamente di non voler sottostare alle regole imposte rigidamente dalla società, professandosi come sex symbol femminista, libera di mostrare la propria sensualità nel modo che più le aggrada. Il diritto alla bellezza e alla sensualità del proprio corpo, per Emily, è un valore essenziale e davvero molto importante anche se, talvolta, ha dichiarato di essere stata discriminata in alcuni contesti lavorativi proprio perché troppo sexy. Per fortuna non va sempre così, Emrata, infatti, ha un'agenda ricchissima di impegni come super testimonial di maison di moda piuttosto importanti o emergenti. Per il primo caso, come dimenticare i suoi spot girati per Docni, che hanno fatto letteralmente girare la testa a tutta Manhattan con le sue passeggiate in lingerie per le strade della città. Di recente, poi, sul suo profilo di Instagram è apparsa una campagna per un nuovo marchio di moda, Monsoori, che ha ricoperto di fiori e pietre preziose il sinuosissimo corpo della Ratajkowski. La posa è sensuale, l'abito da sogno, Emily sembra una vera dea della bellezza e il web è totalmente conquistato da lei, qualsiasi stile proponga all'obiettivo.